Capitolo 6. Il richiamo dell'anima profonda e l'incanto. È molto probabile, quindi, che l'arrivo della guaritrice di una fanciulla che non vuole semplicemente guarire da una certa malattia, ma che desidera in cuor suo una guarigione totale, non sia un avvenimento occasionale, ma un evento organizzato e pilotato dalle energie invisibili che tessono il destino di quelle poche persone che ancora si meritano tale occulto intervento. In realtà, potrebbe accadere che colui o colei che si presenta alla guaritrice chiedendo qualche cosa di più di una semplice cura occasionale, non sia stata assolutamente spinta a fare tale richiesta dall'ente di fortuna che agisce sul destino delle persone, ma sia arrivata tanto per curiosità, magari per aver notato un gran cambiamento positivo in qualche amica o conoscente e per avere conseguentemente intuito che tale cambiamento potrebbe avere la sua origine proprio nelle terapie e negli incontri con la guaritrice. In casi di questo genere, motivati dalla curiosità, soprattutto se si tratta di curiosità maschile che a volte potrebbe avere delle caratteristiche maniacali e morbose, è evidente che nulla deve essere fatto e anzi si deve negare in modo assoluto di possedere qualsiasi potere di guarigione e di fronte a insistenze eccessive si può al massimo consigliare qualche infuso di erbe che risolvano rapidamente il sintomo morboso. Soprattutto nei confronti degli uomini e dei ragazzi, questa azione di allontanamento deve essere assoluta, anche perché, se per ipotesi qualche uomo veramente in buona fede cercasse un riequilibrio naturale, un'armonizzazione sottile, non potrebbe certamente trovare ciò che cerca da una maestra, dato che le vie da seguire, le tecniche da usare, le forze da suscitare e le energie che di norma intervengono nell'opera di trasformazione che permette la guarigione assoluta nell'uomo, sono certamente differenti e solo un maestro, ammesso che ancora ne esistano, potrebbe risolvere la sua brama di trasformazione dando l'adeguato insegnamento. Ciò vale ovviamente, a mio avviso, anche al contrario, nel senso che un uomo non può, proprio per il suo differente modo di essere, sentire veramente la dimensione profonda e sottile della natura femminile ed insegnare ad una donna a trovare la via della guarigione assoluta, ovvero la via verso l'identificazione con la grande madre, anche perché tale via egli non può assolutamente conoscere. Se poi esistettero in un passato remoto figure di uomini e anche di donne recanti in sé quella doppia natura che pare avessero gli uomini e le donne delle ere primigene, secondo certe antiche tradizioni, ciò non è valido certamente ai nostri giorni, dato che ritengo del tutto improbabile che figure di questo tipo, recanti cioè in sé in armonico equilibrio la parte maschile e la parte femminile, possano esistere. In realtà, l'uomo moderno, in virtù di una visione dell'ordine delle cose per cui il maschile comanda e agisce come vuole sulla donna e sulla natura, che si è affermata in modi differenti probabilmente da quando i culti femminili della Grande Madre smisero di essere una delle basi sulle quali si fondava l'ordine sociale, in molti casi disprezza in cuor suo la donna e non si sognerebbe mai, ed anzi considererebbe un evento del tutto sfortunato il rinascere con un corpo femminile, dato che considera il modo di amare femminile come un sottomettersi, un darsi che riterrebbe vergognoso se riferito nell'eventualità appunto di una incarnazione con il corpo di donna a se stesso. E come potrebbe poi un uomo conoscere la sottile profondità dell'animo femminile, così legato ai cicli della natura, che eternamente si rinnovano, così come nel suo corpo, specchio e simbolo del naturale perenne rinnovarsi? Continuamente si ripete il ciclo della potenzialità generativa, con tutte le sottili variazioni di umore che da tali ciclici cambiamenti derivano in un perenne ripetersi paragonabile al ripetersi delle stagioni. Forse per tutti questi motivi si è arrivati addirittura nella religione di oggi a considerare la sessualità, della quale la donna è sempre stata sacerdotessa e intima portatrice, come un qualche cosa di pericoloso e di diabolico, e di conseguenza, quando il maschile si pone come maestro e guida al femminile, impone alla donna la rinuncia alla sua intima essenza naturale, così come si può evidentemente vedere nelle suore e negli ordini religiosi femminili, che arrivano a concepire come peccaminosa la propria naturalità, o nelle aberranti e mostruose operazioni fisiche, ancora in uso soprattutto presso certi popoli dell'Africa, aventi lo scopo di annichilire la femminilità o l'intimo sentire femminile nelle disgraziate che vengono obbligate dal padre o dai familiari a sottoporsi a tali cruente pratiche. Stiamo parlando della clitoridectomia e dell'infibulazione.
Per tutti questi motivi, e forse anche per altri che non è il caso di mettere per iscritto, ma che ho sempre detto solo a voce alle donne e alle fanciulle che a me si sono affidate per essere aiutate a ritrovare la loro naturalità assoluta, le donne che in questi tempi pensano di trovare in un uomo, sia esso il padre, il fratello, il marito, il fidanzato, il parroco, il confessore, una guida o un maestro, non riusciranno probabilmente ad andare da nessuna parte e anzi rischieranno di essere colpevolizzate per ciò che di più naturale e ovviamente in realtà esente da qualsiasi colpa è in esse. Invece, è proprio sulla naturalità femminile profonda che la guaritrice dovrà fare leva al fine di ottenere la guarigione assoluta. Ella, intuendo al di là dell'aspetto fisico e dell'io storico e raziocinante la realtà naturale profonda di chi le si è presentata, dovrà risvegliare e richiamare tale dimensione nascosta, facendo in modo che essa diventi il vero centro della persona, la regina nascosta intorno alla quale, in una posizione sottomessa e obbediente, l'io esterno, senziente e pensante ritrovi la sua giusta dimensione, dopo essersi liberato di tutte quelle concezioni e strutture mentali che impediscono un avvenimento di questo genere. Dovrà anche, in un certo qual modo, cercare di adattare, spiegando un modo di rapportarsi con il mondo moderno che non sia lesivo della sua naturalità, l'anima profonda nascosta alla difficile situazione che il fatto di incarnarsi in un corpo umano in questi tempi indubbiamente crea. Ma non è certo con dialoghi logici e razionali che la dimensione sottile può essere richiamata dalla sua situazione di isolamento e dal suo progressivo ritirarsi ed escludersi da una realtà esteriore che aborre e che non è certo di suo gradimento. In effetti, per l'essenza naturale che non subisce il limite della vita e della morte, e per la quale ha ben poco senso tutto ciò che da un punto di vista umano moderno è logico, i lunghi discorsi e le conseguenziali dimostrazioni alle quali ci ha abituato la filosofia razionale o il pensiero scientifico sono in realtà ininfluenti e molto spesso noiose. Tale essenza, invece, intende ed eventualmente reagisce a degli stimoli che sono abbastanza simili a quelli ai quali potrebbe reagire un animale. Per intenderci meglio, si potrebbe pensare a quali sono gli stimoli e i richiami che potrebbero indurre un animale selvatico a uscire dal profondo del bosco per venire incontro a una persona. In primo luogo, è necessario che la persona che vuole operare tale richiamo sia in perfetta armonia, dato che in genere l'animale, così come a maggior ragione l'anima naturale, sente e intuisce la persona che ha di fronte al di là delle apparenze e dell'esteriorità. Infatti, armonia, gioia, semplicità e buon animo devono ovviamente essere le caratteristiche di chi vuole operare la naturalizzazione, dato che l'entità naturale che si vuole richiamare può essere veramente messa a suo agio solamente da chi ha in sé caratteristiche di questo genere, come ben sa chiunque ha una certa dimestichezza con gli animali. Inoltre è ovviamente importante che chi opera intuisca nella persona che ha di fronte il tipo di energia sottile che la caratterizza ed eventualmente quindi anche il tipo di animale che a tale energia sottile corrisponde. In altri termini, si tratta di capire se si ha a che fare con una entità assimilabile a un gatto o a un cane o a una pecora o ancora una volpe, a una faina, a una gallina e via dicendo. Ciò apparirebbe ovviamente del tutto folle a chi è limitato dagli schemi di pensiero logici e scientifici, che escludono nel modo più assoluto anche una remota ipotesi di questo genere. Eppure, secondo certe teorie orientali, un'anima naturale può incarnarsi in un corpo umano e a volte in un corpo animale a lui consono, e non è detto, a mio avviso, che l'incarnarsi in un corpo umano sia, soprattutto in questi tempi, il modo migliore di prendere corpo. La guaritrice intuitiva deve ovviamente invece sentire il tipo di naturalità riferibile a un animale che si nasconde in chi deve essere portato alla guarigione assoluta e quindi comportarsi di conseguenza. Con ciò voglio dire che diverso sarà il modo da usare per mettere a suo agio e tranquillizzare una fanciulla volpe o una fanciulla gatta o una fanciulla cerva o con altre caratteristiche di questo tipo. Naturalmente, come già si è detto, è l'amore naturale che permette un contatto e un dialogo con tale dimensione nascosta. E sia ben chiaro che con la parola dialogo non intendo quel modo di parlare che si usa tra le normali persone, ma quel comunicare fatto sia di parole, sia a volte di versetti, di moine, di gesti o anche di carezze,
che coloro che amano gli animali sono soliti usare con i loro amati. È evidente che la guaritrice deve essere ben certa di riuscire a entrare in contatto con la parte sottile, senza interferenze e opposizioni da parte dell'io pensante esterno, dato che in caso contrario, chi le sta di fronte potrebbe giudicarla del tutto folle, e di certo, da un punto di vista semplicemente umano, tale giudizio non potrebbe essere ritenuto errato. Con l'anima naturale nascosta è spesso possibile anche parlare senza parole, dato che essa, quando è libera dalla limitante presenza dell'io razionale, può percepire gli stati d'animo e anche certi pensieri, così come i mutamenti d'umore e le intenzioni di chi gli sta di fronte. Ma il riuscire ad avere questo dialogo sottile non è certo facile, dato che a ciò generalmente si oppone la parte logica e ben pensante della persona, che di frequente non vuole perdere il suo predominio nell'individuo. Pertanto, il dialogo sottile e profondo, finalizzato al ristabilimento del predominio della parte sottile nell'individuo, è un obiettivo che va raggiunto per gradi. Può essere utile cercare di creare a tal fine delle atmosfere che più facilmente facilitino la manifestazione dell'anima naturale. Luci di candele, per esempio, passeggiate e danze nei boschi, musica di tipo arcaico, contemplazione di tramonti, giochi con animali domestici. Dato che questi ultimi possono anche essere degli utili coadiutori terapeutici, per via dell'armonia che emanano quando sono in uno stato di benessere, essi possono diventare dei veri e propri alleati della guaritrice, che potrà consigliare alla sua paziente di sentire, ad esempio, nel proprio profondo le fusa del gatto di casa e di sintonizzarsi con l'armonia manifestata con tali fusa per un lungo periodo di tempo, eliminando nel fare ciò qualsiasi pensiero profano o legato a problemi storici, fino a sciogliersi sotto gli occhi della guaritrice in una dolce situazione di benessere e di languore, nella quale le persone sensibili possono sentire l'armonia naturale profonda come se cantasse dentro di loro. Quando si riesce a identificarsi a lungo in tale felice e languido modo di essere, e si riesce a percepire il canto della naturalità armonica dentro di sé, senza nessun pensiero o preoccupazione che sia più in grado di disturbare questo stato, si può dire di aver conosciuto l'incanto, ovvero il canto interiore della pura e libera naturalità. La percezione dell'armonia naturale può essere ottenuta anche cercando di sentire l'energia che circola in certi alberi, come le querce, i noci, i meli o le betulle o altri ancora. Ognuno di questi alberi emana, per chi può sentirla, una sua particolare vibrazione armonica e lo stare appoggiati ad essi, mentre magari la guaritrice suona il suo flauto, sia per la dimensione sottile dell'albero, sia per la persona alla quale si vuole far percepire tale energia arborea, può favorire l'avvento dello stato d'incanto, per cui può essere ottenuta la sintonia e l'identificazione con l'armonia della natura, sia dentro sia fuori di sé, in uno stato in cui il senso del proprio corpo e del proprio io pensante si annichilisce in una percezione di eterno presente al di sopra del divenire del mondo in cui di norma si è immersi. Anche il danzare lungamente nei boschi poco frequentati e nei quali magari sono ancora presenti le armonie sottili della natura, cercando di sentire la loro dolce e armoniosa presenza e offrendo a tali entità come dono la propria libera danza, può favorire la percezione di questo armonioso eterno presente in cui tutto è gioco, amore e gioia. Per cercare di avvicinarsi a tale meraviglioso stato d'essere, si possono usare anche dei metodi più diretti, come la proiezione d'armonia dalle mani della guaritrice, i bagni profumati con le essenze più adatte all'anima profonda della persona, le applicazioni di calore tiepido sul corpo ed anche dei metodi indiretti o simbolici, come il liberarsi da anelli, ornamenti e vestiti che abbiano un significato contrario a ciò che si vuole ottenere. Il non portare addosso lacci, nodi, orologi o qualunque cosa abbia il senso di legare, di chiudere, di stringere e di costringere. Il riuscire a conoscere come esperienza realmente vissuta, in questi o in altri modi ancora, che non è il caso di mettere per iscritto, lo stato che io definisco appunto incanto naturale, e l'imparare a rivivere tale situazione operando al fine di creare le condizioni necessarie perché nuovamente ci si possa immergere in esso, è il modo migliore per richiamare l'anima naturale profonda. In esso, infatti,
tale anima vive, si manifesta, gioisce e torna ad essere il centro della persona. E di fronte ad esso l'io pensante e la parte emotiva e senziente riacquistano il loro vero ruolo di strumenti sottomessi alla parte più reale dell'individuo. Chi vive l'incanto fino in fondo, e soprattutto chi impara a rivivere e a riottenere con la propria volontà questa privilegiata condizione, rapidamente si trasforma. I gravi problemi, che fino ad allora sembravano assoluti e insormontabili, diventano sempre più piccoli, e il loro potere di catturare l'attenzione della persona diminuisce sempre di più. Come già ho detto, però, tali risultati sono difficilmente ottenibili in tempi brevi, e molto spesso ci vorranno dei mesi, se non degli anni, di lungo lavoro, di verifiche, di prove e di vittorie contro gli ostacoli che l'io storico o le situazioni esterne cercheranno in molti modi di interporre sul cammino verso la guarigione assoluta. Ma certamente l'arrivare a conoscere certi stati d'essere nei quali tutto diventa poco importante, il turbinare dei pensieri e delle emozioni si acquieta. Le tensioni svaniscono e la gioia e la naturalezza dell'anima nascosta si riaffacciano nella persona, mettendo in fuga quei formalismi comportamentali e quei modi di agire e di pensare non spontanei né naturali che fino a quel punto avevano dominato. È un'esperienza indimenticabile che, se veramente ottenuta in modo completo almeno una volta, sarà ricercata come la cosa più bella e più importante che si può ottenere in questa vita. Chi ha veramente conosciuto l'incanto naturale e di conseguenza ha riottenuto la centralità della propria dimensione sottile, entra in una vera comunione con tutto il mondo, con tutte le buone vite che in esso si manifestano, con tutte le energie sottili che in esso si muovono ed agiscono dietro all'apparenza delle cose. Evidentemente, per chi è arrivato a questo punto, la parola credere, così usata e abusata dai movimenti religiosi, filosofici e politici dei nostri tempi, non ha più senso, dato che si è nella dimensione della conoscenza dell'essere. Cambierà sempre di più il significato dell'io, dato che l'io non sarà più un ricordo di esperienze storiche, di eventi favorevoli e sfavorevoli accaduti, di nozioni, di opinioni e di giudizi nei quali identificare se stessi, come accade di norma agli uomini di oggi, ma più semplicemente e più naturalmente una specie di maschera e di strumento dietro al quale si cela l'anima profonda, con tutta la sua potenza intuitiva, la sua sensibilità, che in certi casi può diventare veggenza, la sua libertà, la sua gioia, il suo amore per la natura, della quale essa stessa fa parte e della quale ben conosce e applica le immutabili e armoniose leggi. Naturalmente, l'io esterno sarà ben consapevole di essere uno strumento, che trova il suo senso proprio nel fatto di essere usato dalla realtà sottile della quale esso è l'immagine storica e il mezzo per agire nel mondo. Non potrà pertanto essere più confuso, insicuro, incapace di dare un senso alla propria esistenza, come avviene in molte persone oggi, che in questo senso potrebbero essere paragonate a una nave abbandonata dal capitano o a un'automobile che il suo guidatore ha lasciato a se stessa.